Sono oltre 6.000 le famiglie che la nostra rete di Torino Solidale ha aiutato in questo momento certamente difficile. Con questo dato che voglio darvi il buongiorno anche oggi e darvi qualche aggiornamento su quanto sta accadendo e rispondere a qualche domanda. La rete che appunto ha permesso di aiutare queste famiglie che sta lavorando giorno e notte è quella che vi abbiamo raccontato nel video postato qualche ora fa. Una rete composta di volontari, volontarie, aziende che stanno donando beni, cittadini, piccole e grandi, imprese che alla nostra mail torinosolidale@comune.torino.it stanno mettendo a disposizione appunto questi beni. Una macchina che lavora costantemente. E abbiamo fatto anche noi la nostra parte, quindi ieri proprio con una delibera di giunta abbiamo stanziato 800.000 euro per l'acquisto di beni primari, quindi per rafforzare la capacità di Torino Solidale di continuare a garantire l'accesso ai beni primari in questa grandissima emergenza sanitaria, ma anche, come dico sempre, un'emergenza economica e sociale che ci in qualche modo impone di rivedere il nostro sistema di welfare, che ci impone in qualche modo di ridisegnare e rimappare e tornare a essere in contatto con le nuove povertà che purtroppo stanno emergendo. Sempre in giunta ieri abbiamo anche approvato un atto importante. Voi sapete che avevamo previsto già nel bilancio di previsione del 2020, che avevamo approvato prima di Natale, di stanziare delle risorse importanti per le manutenzioni delle strade, marciapiedi, spazi pubblici. Questo l'avevamo deciso a suo tempo perché dopo 4 anni di risanamento dei conti eravamo nelle condizioni di poter finalmente tornare a immettere risorse pubbliche sulla nostra città e quindi aveva un doppio effetto: immettere risorse nel sistema economico e dall'altra parte migliorare la vivibilità dei nostri spazi pubblici. Ecco, nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo alla luce dell'emergenza, voglio darvi una buona notizia, e cioè che quelle risorse non solo sono confermate, ma siamo riusciti, grazie al lavoro dei nostri uffici, a andare avanti con tutta la progettazione, per cui abbiamo deliberato per circa 8 milioni di euro dei lavori che adesso, grazie anche alla nuova firma dell'ordinanza Cirio che sblocca i cantieri, potranno iniziare a ripartire. Voglio tornare sul tema delle mascherine. Ieri abbiamo dato notizia che abbiamo deciso come città di donare 50.000 mascherine alla rete di Torino Solidale da mettere a disposizione delle persone più fragili, quindi quelle persone che non hanno la capacità economica di accedere a beni primari. Intanto una premessa, perché ho visto che c'è anche parecchia disinformazione rispetto a questo tema. L'attuale ordinanza firmata dal presidente Cirio, che è competente in materia, prevede l'obbligo dell'uso delle mascherine per chi a contatto col pubblico, quindi ad esempio ai mercati, ai supermercati, ovviamente nei nostri servizi, ma questo era già previsto precedentemente, e non prevede l'obbligo della mascherina per chi invece ad esempio va a fare la spesa. C'è una raccomandazione all'utilizzo della mascherina o a un qualcosa che copra il volto. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che il presidente Cirio, così ha dichiarato, non ha imposto l'obbligo dell'uso della mascherina perché c'è una incapacità in questo momento di accedere al bene, cioè mascherina, da poter distribuire su tutto il territorio. Quindi non è stato messo l'obbligo per tutti, perché purtroppo, e voi lo sapete meglio di me, in questo momento le mascherine sono difficilmente reperibili e sono peraltro reperibili a prezzi decisamente alti. In questo quadro la città ha fatto una scelta, ha deciso, ovviamente prima abbiamo sempre dato disponibilità di mascherine al nostro personale che è obbligato a erogare un servizio e quindi è in contatto col pubblico, pensiamo ai servizi sociali e alla polizia locale, quindi abbiamo sempre disposto le mascherine per i nostri lavoratori, le nostre lavoratrici o comunque anche i luoghi, come dire, dove noi ci interfacciamo come città per garantire i servizi essenziali. Nel momento in cui siamo riusciti ad avere una disponibilità leggermente maggiore, abbiamo deciso di donare queste 50.000 mascherine alle fasce più fragili. Con queste 50.000 mascherine abbiamo voluto fare un gesto concreto. Per due motivi abbiamo fatto questa scelta. Il primo motivo è andare ad aiutare quei nuclei familiari che sono maggiormente in difficoltà, che non hanno accesso a beni primari, tant'è che devono richiedere un aiuto alla nostra rete solidale. Quindi fasce deboli con grandissima difficoltà economica che oggi non sono nelle condizioni di poter acquistare a un prezzo alto, perché purtroppo c'è il tema anche dei prezzi, questo bene. Il secondo motivo è perché sono persone con cui noi siamo già in contatto e questo quindi ci evita lo spostamento o comunque il rischio di assembramenti di persone all'interno della nostra città. Sul tema delle mascherine vorrei anche chiarire un punto, e così inizio anche a rispondere a qualche domanda. Pasqualino Magro mi dice: tutti i liguri avranno le mascherine gratuitamente e noi. È successo in Liguria, è successo anche in Toscana, da quanto ho letto. Le regioni stanno
chiudendo accordi, nel caso della Liguria, con Poste Italiane e stanno predisponendo una rete, quindi che evita lo spostamento delle persone e la consegna gratuita appunto a casa di queste mascherine. Il presidente Cirio ha già dichiarato che si stanno facendo carico, come è corretto che sia, dell'acquisto delle mascherine, che quando saranno disponibili verranno date alla nostra città e a tutto il territorio regionale. Noi auspichiamo ovviamente che questo possa avvenire nel più breve tempo possibile, perché riteniamo corretto che anche la nostra regione, come stanno facendo altre, faccia una stessa tipologia di attività. Giustamente viene posto anche il tema da Francesco, il tema dei costi. Sappiamo, come dicevo proprio precedentemente, ed uno dei motivi per cui abbiamo deciso di aiutare prima i nuclei familiari maggiormente in difficoltà, che i prezzi delle mascherine sono alti e quindi c'è un'esigenza, un bisogno di politiche che possano tenere e calmierare questi prezzi. Noi stiamo ragionando con le farmacie comunali, che sono in qualche modo soggetti con cui noi possiamo interloquire, ma è chiaro che qui serve una strategia non solo locale, bensì quantomeno regionale, ma mi sento di dire nazionale, perché è un tema che purtroppo si sta ponendo in tutti i territori del nostro paese. Massimo Branzi mi chiede, dice che c'è troppa gente in giro e soprattutto chiede dei controlli. Come vi dico sempre, i controlli ci sono, sono in corso, vi darò i dati ultimi che ho e tra l'altro su questo tornerò più tardi, perché faremo un punto col comandante Bezzon anche alla luce di Pasqua e Pasquetta, dove, come sappiamo, dovremo fare tutti lo sforzo di restare a casa. Lunedì sono state controllate 709 persone, sanzionate 50. Questa riguarda la mobilità, quindi le persone che noi controlliamo, che vediamo che sono in giro per la città, mentre invece per quanto riguarda le attività commerciali, 685, di cui 3 sono sanzionate. Quindi come vedete i controlli ci sono, questa è solo la polizia locale, vanno aggiunti tutti i controlli delle altre forze dell'ordine con cui ci coordiniamo. Quindi come vedete i controlli ci sono e le sanzioni purtroppo continuano ad esserci, che significa che, come qualcuno rileva, c'è qualcuno che continua a non rispettare le regole. Ma anche questi numeri ci dicono un dato importante, cioè che la stragrande maggioranza dei terenesi e delle nostre attività commerciali le regole le stanno rispettando. Vorrei tornare su un ultimo punto, perché ho visto che ci sono stati parecchi commenti, parecchie domande. Gabriella Lusona mi dice blocca le antenne del 5G. Ora vorrei precisarlo, perché penso che sia importante in questo momento. Non alimentiamo fake news e non alimentiamo paure che sono in questo momento del tutto irrazionali. C'è molto allarmismo in giro, giustificato anche visto il momento che stiamo vivendo, ma la questione del 5G non c'entra assolutamente nulla con il virus, con il coronavirus che stiamo affrontando in questo momento. Quindi ci sono anche basi scientifiche, magari, anzi vi metterò un link sotto questo post con anche comunque delle persone che sono certamente esperte in materia, ma il 5G col coronavirus non c'entra assolutamente nulla. Grazie di tutto, continuerò a aggiornarvi, oggi pomeriggio appunto tornerò sui controlli e come sempre, se ci sono delle domande, sono qui per rispondere. Ciao a tutti e tutte.